Con la nostra prossima ospite, Francesca Mercuri. Ciao Francesca. Ciao a tutti, buongiorno, ciao Cristiano. Se dovessimo presentare Francesca con tutte le cose mille che fa, ci prenderemo un'intera trasmissione. Produttrice discografica, organizzatrice di eventi, esperta di almanacco musicale. Poi cerchiamo in questo quarto d'ora di approfondire tutti questi Sì. aspetti di tutte le cose che fai. Innanzitutto un evento che c'è sabato, non domani, il prossimo, l'8 di ottobre a Fiorano. Raccontaci tutto. Volevo dirvi che c'è questo evento l'8 di ottobre a Fiorano che si partirà dal pomeriggio in piazza e si finirà in teatro La Storia e dopo il teatro tutta notte al DJ set della caffetteria del teatro. È un evento per i terremotati e sarà, diciamo, una manifestazione che coinvolgerà 100 artisti. Saranno tre palchi sulla piazza, più buskers, artisti di strada e animatori. E ci saranno tre band in teatro, è abbastanza insomma importanti perché ci saranno gli Ori Illegale, che è il tributo a Liga, Le Canne da Zucchero, tributo a Zucchero, e Non Siamo Mica gli Americani, che è il tributo a Vasco. Poi Cioè si così continua hai tutta la... coperto tutta l'Emilia Romagna Sì, praticamente, no? perché così insomma abbiamo dato modo per chi vuole venire al pomeriggio, chi la sera, chi magari anche alla notte, di fare una cosa, sì, per Ma tutti. funzionano sempre le tribute band, soprattutto quelle Sì. Sì, ufficiali? beh, noi abbiamo dovuto fare una scelta ovviamente popolare, ma comunque, insomma, visto che siamo emiliani, abbiamo tirato in ballo la nostra Vasco, regione, insomma. Liga e Zucchero, meglio Sì, di così. non si poteva. Perché naturalmente tu ormai sei soprattutto, non solo, ma soprattutto organizzatrice di eventi, perché hai avuto un certo successo anche quello di quest'estate, la cosiddetta Woodstock emiliana, metà luglio a Spezzano. Sì, abbiamo fatto una 3 giorni come quella Di storica, Woodstock? esatto, e la cosa bella si chiamava Woodstock Emilia perché sono state selezionate 70 band su 300 che si erano iscritte, abbiamo ascoltato il materiale, eccetera, da Piacenza Cattolica praticamente, quindi il filo conduttore era la Via Emilia, infatti si chiamava sulla Via Emilia per Woodstock, è stato molto bello. Io avevo la direzione palco e gli Ma sono stangavo stati con... giorni impegnativi, Sì, eh? perché io praticamente calcola che ogni mezz'ora ne mettevamo su uno sul palco, quindi io sono stata lì sotto per 3 giorni quasi consecutivi, Cioè, ci hai dalla mattina alla... vissuto praticamente, proprio come Ma quell'esperienza io di dico sempre che il Woodstock. palco è la mia casa, quindi io quando metti sul palco è casa E mia, ti trovi benissimo. mi trovo Ecco, benissimo. Woodstock era del 1960, 69. 69, quindi erano gli anni proprio della contestazione, un concerto americano che è entrato poi Vabbè, là nella c'era Jimi storia. Hendrix, c'era Janis Joplin, insomma, Vabbè, però, c'era... ma un'esperienza da ripetere, Sì, la rifaremo il prossimo anno di sicuro. eh? In questo bisogna dire che alcuni comuni, in particolare quello di Fiorano, ti danno una mano, no? Sì, ci hanno dato una mano, Spezzano, Fiorano sono zone insomma abbastanza ricettive per quanto riguarda queste cose, anche l'evento dell'8, insomma, ci hanno messo a disposizione spazi, la biblioteca e la piazza, quindi ringraziamo sempre insomma le persone che lavorano al comune di Fiorano perché sono molto attenti. Bene, ma meno male ce ne fossero di Sì. amministrazioni comunali così ricettive. Senti Francesca, tu e la musica di fatto vivete insieme da sempre, Sì. no? Ci racconti un po' quali sono stati i tuoi passaggi piano piano, anno dopo anno con la musica? Guarda, io ho una storia molto particolare perché io mi ricordo di palchi, di musica, comunque cantare e suonare, diciamo, fin da quando ero bambina, quindi insomma ho Ma tu sei questo figlia ricordo. d'arte o nipote No, io non sono d'arte? figlia d'arte, no, nemmeno nipote d'arte, Quindi ti quindi... sei fatta da sé la tua passione per la musica. Esatto, e, ho sempre lavorato nella musica come passione, come secondo, diciamo, seconda occupazione e per il resto lavoravo nel marketing, nella pubblicità, nella comunicazione e Beh, 6 anni hai già fa... cambiato, dovete vedere, non so se avete notato, ha già cambiato espressione perché prima così... parlava di musica con il tuo bellissimo sorriso molto espressivo, poi quando hai cominciato a Ma... parlare di marketing e di lavoro serio, tra virgolette, Serio. ti sei un pochino Poi insomma, più o placata. meno 5 anni fa ho aperto insomma la mia agenzia, ho detto, ma io posso fare e riesco a mettere insieme queste... Io cosa so fare nella vita? Ho messo insieme la comunicazione, il commerciale, la musica, il palco, eccetera, e ho fondato la mia agenzia che si chiama Mercury Music, molto ego riferito, insomma, come Cosa so fare sempre. nella Nella vita? È una vita... bellissima domanda che tutti dovrebbero porsi, Cioè, eh? io cosa so fare? Ho iniziato a mettere in fila e poi ho detto, posso crearmi qualcosa da zero che possa... E ho messo insieme le mie, diciamo, capacità e ho provato a fare questa cosa. Attività svolge la tua agenzia?
Io seguo la promozione di band emergenti, seguo il booking, quindi trovo le date, seguo la comunicazione, il management, come si suol dire, e poi faccio direzione palchi nei festival, che diciamo è la mia attività principale, e organizzo eventi, insegno musica, faccio, diciamo, vivo la musica a 360 gradi. E così abbiamo capito che cosa Francesca sta a fare bene nella musica e nella vita. La musica è tutto quello che ci ruota attorno, ma com'è tentare di promuovere le giovani band? Perché qui tutti vogliono i nomi famosi, no? Se sei personaggio vai ovunque, esci da un talent e diventi improvvisamente famoso. Lanciare giovani band ancora sconosciute ma di talento, perché la qualità ci vuole, non è facile, eh? No, è molto difficile. È molto difficile, insomma, ci si prova, ovvio che se il talento c'è ed è riconosciuto prima o poi, comunque delle gratificazioni arrivano, però è assolutamente difficile, bisogna veramente crederci e cercare proprio di lavorare tantissimo. Ma io, se fosse una band emergente o un cantante emergente, vorrei un agente come Francesca, perché mi sembra molto molto battagliera. Senti, allora ti faccio questa domanda, ma tutti quelli che sono famosi sono bravi? No. O sono bravi perché sono famosi? C'è sempre la famosa legge del sei bravo, ma del posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste, che effettivamente per partire può essere un buon inizio, perché magari c'è tanta gente brava o meno brava, però piace per qualcosa, insomma, si trova in un certo contesto, adesso non facciamo nomi, cognomi, luoghi, eccetera, però tante volte è una buona dose di fortuna e aiuta. Ecco, il genere musicale... Anche a scapito del talento, no, lasciamelo no, dire, certo, Cristiano, certo. Perché... Però io credo che come cantante puoi bleffare per poco. Sì, eh? Sì, sì. Cominci, ma poi se non migliori, perché puoi anche cominciare e poi magari migliori... Ti parlavo appunto di questi mega fenomeni che escono dai talent, che hanno queste, diciamo, queste... Se poi non hanno... comunque delle basi, effettivamente. Guarda, io sono un appassionato di jazz, conosco dei jazzisti fantastici. Sì. Lì è un altro pianeta. Che però quando escono dal loro spettacolo, spesso per pochi intimi, bisogna dirlo, sì, non hanno la coda di fan che hanno diciottenni cantanti veramente le prime armi. E questo è il grande successo della musica leggera, orecchiabile, anche perché il jazz, che a me piace tantissimo, è un po' più impegnativo, non è per tutti. Però io adoro i jazzisti. Loro hanno anche delle capacità proprio sullo strumento diverse dal resto del mondo. Sono degli alieni, diversi, secondo sono due me. Sono mestieri diversi. Sono degli alieni, comunque, insomma. Senti, Mercury, ovviamente non è il tuo cognome all'anagrafe, no? No, il mio cognome all'anagrafe ovviamente non se lo ricorda più nessuno. Non se lo ricorda nessuno. Allora questo Mercury... Se no gli amici storici tipo di 20 anni fa. No, ma a me non interessa, tanto io so dove rintracciarti. No, tanto non te lo dirò. Questo Mercury, sì, così, mi ricorda qualcuno? Ti ricordo ovviamente Freddie Mercury, al quale io ho rubato il cognome clamorosamente per una forma di omaggio, rispetto nei suoi confronti, e molto umilmente... L'ho fatto mio come nome d'arte, però con un estremo rispetto e umiltà. Dai, molto bello. Tra l'altro sono stato, lo ammetto, sono stato ai mercatini di Natale a Montreux prima di Natale. C'è e ho statua. Visto la statua, dove ovviamente la statua e tutta la storia di Freddie Mercury in questa località della Svizzera vale di più che tutti i mercatini di Natale, che però sono stati una scusa per andarci. Se vi capita potete fare la foto davanti a questa statua enorme di Freddie Mercury, perché visse alcuni degli ultimi anni della sua vita proprio lì in Svizzera. Sì, no? Registravano anche lì, avevano lo studio e lui abitava lì, perché gli ultimi mesi anche proprio lui registra fino all'ultimo, quindi stava in Svizzera, si curava, si riposava e poi andava a registrare anche dei piccoli pezzi, però lui diceva: quando sono pronto, che sto in piedi, vado. E infatti aveva un sacco di materiale inedito, che poi l'album è uscito dopo 4-5 anni dalla morte, insomma. E beh, la statua è molto, insomma, anche lì sul lago è proprio d'impatto. Comunque porti con onore uno pseudonimo con un nome giusto. Senti, tu sei famosa anche perché hai questo almanacco musicale, sì, che dai social network a un sacco di radio in tutta Italia ci accompagnano. Come funziona questo almanacco? Data per data, giorno per giorno? Sono molto contenta perché è seguitissimo. E soprattutto perché raccontare gli aneddoti delle star probabilmente ce le rende più normali, forse, non lo so. È già perché tu non ti limiti a dire oggi è l'anniversario. No, per quello ci sono i libri, c'è Wikipedia. Io racconto le storie, gli aneddoti, le storie curiose. Quindi magari prendo l'esempio, la data del giorno, che c'è un'uscita di un album o la nascita di un artista, per raccontare
un aneddoto divertente riguardo l'artista. Facciamo un esempio: oggi compie 66 anni Renato Fiacchini. Lo conosci? No. Renato Zero. Non è il tuo genere? No, lo conosco nel senso che Renato Zero è un icona della, però io tratto in genere insomma rock. Lo musica. Lo so. Però e Renatone, oggi, ragazzi, inchiniamoci tutti quanti. Arena, come dicono quelli della Rai che hanno fatto un documentario che si intitola proprio così. E oggi, per esempio, per la data odierna, 30 settembre? Allora, oggi ho raccontato una net che, perché insomma, adesso uscirà anche oggi pomeriggio nell'edizione del pomeriggio, perché facciamo tre appuntamenti. Ah, ma noi abbiamo la replica, quindi quando qualcuno lo sente va subito a vederci. Ho raccontato un aneddoto carino in questa rubrica che si chiama Mercuriosity, che è all'interno del Monaco, di Ray Charles, che era un carattere molto particolare, bravissimo, ma era un po' scontroso, che alla fine di un pezzo, lui era durante un concerto, fermò tutto e disse: no, un attimo, perché nel secondo passaggio della terza battuta della quarta strofa la quarta tromba ha suonato di... Cioè, lui sentiva tutto, quindi ha raccontato questa cosa molto carina. Lui ovviamente era non vedente, però insomma fermava, era famoso per fermare gli spettacoli se qualcosa non gli andava, gente, tipo lasciava lì i musicisti così, oppure... Ah, un bel personaggio, Sì, avevano tutti questi caratteri un po'... Tra l'altro qualche anno fa, io sono un appassionato di film collegati anche alla musica, c'è stato un bel film, Ray, bellissimo, no? Con Jamie Foxx. Con Jamie Foxx, che secondo me l'ha interpretato in una maniera veramente magistrale. L'avrò visto tipo quelle 20 volte. Quindi questo episodio risale proprio a un 30 settembre, questo episodio. Risale a un 30 settembre non so, forse alla 60, 63. Ma come fai a saperlo? Guarda, non svelarci le tue fonti. No, le fonti le recupero un po' dappertutto, nel senso che in questi anni se vedevo qualcosa che mi interessava me l'annotavo e poi da lì iniziavo a cercare, documentarmi, libri, internet, vecchie enciclopedie del rock. Quindi dove lo sentiamo il prossimo? Perché lo sentiamo alla radio e lo leggiamo anche su internet. Lo leggete sulla pagina Facebook al Monaco Mercury e lo trovate, anzi vi invito tutti a consultarla. Al mercoledì sera è su Radio 2000, che è una radio di Lucca, radio2000.com, e un'oretta prima, sempre al mercoledì sera, su Radio Artista Web, che è una radio di Roma. Poi, quando mi chiamano a fare qualche collegamento, qualche cosa, qualche, diciamo, raccontare un qualche aneddoto anche in TV, come può succedere magari in questo momento con te, insomma, lo racconto e lo pubblico anche su altre pagine, non solo. Bene, quindi... bene, no, ma bravo, passione musicale assolutamente a mille all'ora. Sempre. Ieri sera c'è stato questo evento a Modena, Modena Beat, no? 29 settembre, l'omonima canzone, Equipe 84, Maurizio Vandelli, c'è tutta una storia dietro. L'hai seguito questo? Io non l'ho seguito. Non è il tuo genere? Ma no, non è che questione che non sia il mio genere, non l'ho seguito perché ieri sera... ero impegnata, però... Però una bella iniziativa. Diciamo comunque, che è stata una bella iniziativa. Per sì. Tenere vive le piazze sì, di Modena. Assolutamente, sì. E del concerto di Pavarotti, tu dici che qualcuno ha un po' criticato l'ultima edizione dicendo che di Pavarotti c'era ben poco, c'era un qualche video. Ma secondo me è giusto comunque ricordare Pavarotti in quello che è stato. Poi ovvio qua, insomma... No, tra l'altro il prossimo anno è previsto un appuntamento importante. Molto perché importante. Saranno i 10 anni dalla morte di Luciano. Quindi secondo me, essendo comunque un'eccellenza mondiale, perché Pavarotti lo conoscono tutti, non è sbagliato fare. Poi ovvio che lì dipende il modo, la modalità, come si presentano le cose, c'è tutto un Ma io ho trovato che ci fossero alcuni cantanti un po' fuori luogo, ma per fortuna poi c'erano i tre ragazzi del volo che io trovo molto bravi e con un grande successo soprattutto tra i giovani. Ecco, raccontami questa storia delle ragazze, delle tue ragazze coi tacchi, perché l'inquadratura non lo consente, ma Francesca Mercury abitualmente usa 24 ore al giorno, anche andare a dormire, un tacco 12 da riposo, 14 li porta con grande classe e nonchalance. E hai un gruppo di ragazze, ecco, sì. guarda, vedi Antonio Oliva che è un po' feticista. Bravo. Sono molto fetish questi stivali. Queste due ragazze con i tacchi, raccontami un po'. Allora, sono una band di 5 ragazze che suonano sui tacchi e loro fanno la storia della musica femminile dagli anni 60, quindi Janis Joplin, Jefferson Airplane, fino adesso, quindi Lady Gaga, tutte queste robe qui, però in versione rock, ma proprio che ci pestano. Sono brave e usano i tacchi. E usano i tacchi, suonano sui tacchi, sì. E si chiamano High Heels, che vuol dire tacco a spillo in inglese.
Siamo contentissime perché suonano un po', insomma, in tutto il nord Italia. Speriamo di riuscire a entrare anche al sud. Domani sera sono a Bergantino, in provincia di Rovigo, al capolinea. Al capolinea Bergantino è il paese delle giostre, c'è scritto così perché ci Bene, sono io tanti non lo sapevo. Sì, è un posto dove andremo ci là si un'ora prima, così ci facciamo un giro in giostre. Per chiudere la nostra chiacchierata, poi magari sì. Ci rivediamo. Ci ricordi l'appuntamento di sabato 8 ottobre a Fiorano? Allora, assolutamente, sabato 8 ottobre si inizia in piazza alle 15, ci sono tre palchi. Con acustici e anche elettrici, e ci sono l'angolo dei bambini, c'è l'angolo della poesia dove c'è la biblioteca, quindi anche il Poets Corner, sono poeti che leggeranno delle poesie. Poi ci si sposta tutti alle 20:45 al Teatro Storia per il concerto, e dopo il concerto tutti alla caffetteria per il mega DJ set fino a notte fonda. Yeah. Possiamo mandare le nostre telecamere, ci accordiamo con te. Assolutamente. Ci organizziamo, abbiamo una settimana di tempo per organizzarci. Assolutamente, anzi ci fa molto piacere. Grazie mille a Francesca Mercuri, è sempre un piacere ospitarti. Posso con fare questo... un saluto? Ah, certo. Voglio salutare la mia mamma e le mie zie. Sono le mie fan numero uno, loro oggi mi seguono. Ma ne hai tante di fan, grazie anche perché ciao, hai mamma. Un sorriso davvero contagioso e una carica e una voglia di vivere meravigliosa legata soprattutto alla musica. Grazie Francesca. Grazie mille. Noi a proposito di musica, adesso vi faccio vedere...